Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore, dal sapore, dall'odore di scrittura creativa. Oggi parleremo della coerenza dei personaggi e della verosimiglianza della favola. Lo faremo applicando la SWOT analisi, un vecchio e notissimo strumento di economia aziendale applicata alla scrittura creativa. Attenzione gente, ho detto SWOT, non SWAT. Andiamo con ordine. Abbiamo già parlato rapidamente, in modo superficiale, di cosa sia la coerenza dei personaggi. Della plausibilità abbiamo già parlato. La plausibilità, a mio avviso, consiste nella ammissibilità logica dell'aspetto tecnologico in RDCF, che è sempre stato molto importante, di come la tecnologia futuribile, ma realistica, si incardini in modo plausibile, appunto, nella dimensione pastel, fondendosi poi nella favola. Vi invito, se non l'avete fatto, a sbirciare il podcast La coerenza e la plausibilità di una favola. Il link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Oggi parleremo in modo più approfondito della coerenza dei personaggi e della verosimiglianza di una favola. La verosimiglianza di una favola la possiamo intendere come la qualità della simulazione narrativa, che è così credibile tanto da apparire vera, proprio come un fatto storico oppure una notizia di cronaca. La coerenza dei personaggi e le loro scelte, quanto la verosimiglianza di una favola, si misurano applicando la SWOT analisi ai personaggi e alla favola. Se non sapete cosa sia la SWOT analisi, il link lo trovate in descrizione di questo file per espandere il tema. Ovviamente noi qui insieme adesso proveremo ad applicare la variante soft della SWOT analisi applicata alla scrittura creativa. Per farla corta e breve, un personaggio in una favola è coerente e verosimile in un esito negativo se nel campo delle debolezze e delle minacce c'è una tonnellata di cose molto pesanti ed importanti, mentre nei punti di forza ed opportunità c'è poco o niente. Per cui è evidente che un finale positivo in una favola così, ecco, non possa proprio esserci, che il personaggio della favola sia inevitabilmente destinato a fare poca strada. Viceversa, un personaggio ad una favola è coerente e verosimile in un esito positivo se nel campo delle debolezze e delle minacce ci sono pochissime cose, mentre nei punti di forza ed opportunità c'è praticamente moltissimo. Per cui è evidente che un finale positivo in una favola possa esistere e che il personaggio della favola sia destinato positivamente a fare una lunga strada. Il Deus ex machina oppure gadget di tecnologia black box o la magia potrebbero osservare sempre il protagonista, facendo ritornare la favola in un'altra direzione. Ma allora, ecco, non sarebbe più RDCF, ma letteratura di fuga, fantasy, fantascienza di lungo periodo, eccetera. Ok, facciamo un esempio concreto per capirci al volo. Prendiamo il mito di Davide e Golia, che tutti conoscono, e facciamo l'analisi SWOT dei personaggi. Golia, punti di forza: è alto 3 metri, è molto forte, è robusto, è armato di una corazza di 40 kg che ne protegge il busto e i genitali. Ha una lancia ed una punta dal peso di 5 kg, oltre alla spada e allo scudo ed al coltello. È un guerriero esperto. Opportunità: essendo il più forte, ha l'opportunità di duellare con persone più deboli, accrescendo la sua fama e crudeltà, spargendo il panico nel nemico, che è un elemento contagioso ed una leva potente per vincere in battaglia, in quanto demotiva l'avversario. Punti di debolezza: l'elmo è piccolo e scarsamente protettivo. È un guerriero molto alto, pensa di essere invulnerabile ed è troppo sicuro di sé. Essendo grande e possente, è anche pesante ed è inevitabilmente poco agile, in quanto appesantito anche dalla grande corazza ventrale e dallo scudo. È un guerriero forte e potente, quindi molto robusto e quasi immune alla fatica rispetto ai suoi nemici. Minacce: è vulnerabile a un attacco alla testa, che però ritiene assai improbabile a causa della sua altezza e della sua forza e delle sue armi, che in un combattimento a corpo a corpo rendono impossibile attaccarlo alla testa.
non conosce l'uso della fionda, oppure non ne ha, diciamo, una percezione piena. Davide, punti di forza, è molto bravo a lanciare sassi con la sua fionda. Nonostante la sua giovane età, la vita di pastore contro le fiere lo hanno forgiato all'uso efficace e chirurgico della fionda, anzi, della frombola. La frombola è la sola, unica arma che ha il ragazzo, il bambino, un'arma micidiale con la quale, roteando il sasso, il bambino imprime una forza centuplicata, grazie alla forza centrifuga che permette a piccoli sassi appuntiti di raggiungere la ragguardevole velocità identica a quella di un proiettile sparato da un fucile d'assalto moderno. Davide è piccolo e quindi molto agile, e per la sua età ha una buona resistenza fisica nel correre e conosce bene il territorio desertico quanto le tecniche per correre sulle rocce. Punti di debolezza. Davide è piccolo, è infinitamente più debole di Golia. Il bambino non ha armi da taglio, non ha corazze. In un corpo a corpo, se fosse afferrato, sarebbe subito ucciso. Minacce. Il bambino non può permettersi di fare un combattimento classico a corpo a corpo, come fanno i soldati, e non deve permettere a Golia di avvicinarsi. Davide deve scappare e restare sempre fuori portata dalle armi lance di Golia. Anche un solo colpo di Golia sarebbe mortale per il piccolo Davide. Davide ha l'opportunità di abbattere il gigante, sorprendendolo, ma Davide deve fare centro al primo colpo, altrimenti il gigante potrebbe ripararsi la testa dietro lo scudo, rendendo parzialmente inutile la fionda di Davide, se Golia capisse la pericolosità della fionda. Opportunità. Davide può prendere alla sprovvista Golia. Il gigante, sentendosi sicuro, sarà meno guardingo nella lotta, forse anche un po' empatico con un bambino se Golia avesse dei figli, dato che Golia sa che deve fronteggiare un nemico che è infinitamente meno potente di lui. La SWOT analisi di Davide dice che Davide non potrebbe sopravvivere in un combattimento protratto a corpo con Golia. Ecco, sono poche le chance di Davide, che deve risultare letale o al primo colpo, oppure deve sviluppare una strategia di attacco che sia coerente con i suoi punti di forza e sterilizzi, diciamo, i punti di forza del nemico. SWOT analisi della favola. Punti di forza. Ecco, tutta la favola di Davide e Golia gira intorno sull'unico lancio di fionda che risulta letale per Golia al primo lancio. Con un colpo di scena basato sulla tecnologia della fionda e la destrezza di Davide, che appunto gioca con la forza e la prestanza e la coerenza e le lance di Golia, rendendole sterili. Un proiettile moderno sparato da un fucile d'assalto ha una velocità di 40 metri al secondo per una gittata di 800 metri. Un fromboliere esperto dell'epoca era capace di scagliare sassi da 52 grammi con una velocità di 44 metri al secondo, praticamente identica a un proiettile sparato da un moderno fucile, con una gittata di circa 400 metri, quindi è più o meno la metà di un fucile d'assalto moderno. Punti di debolezza. Ecco, è veramente improbabile storicamente che Golia non conoscesse l'uso della fionda. Forse non ne immaginava la sua letalità con un attacco alla testa, oppure non ne immaginava la sua precisione ed accuratezza. Opportunità. La favola di Davide e Golia deve essere svolta nell'intreccio, partendo, da mio avviso, proprio dalla vincita di Davide con Golia, che appare inspiegabile, poi con un flashback che ne spieghi rapidamente la dinamica cinetica della battaglia, interamente fondata sulla tecnologia della frombola. Minacce. Ecco, non si deve allontanare dalla mente del lettore l'idea che Golia non avesse un elmo, diciamo, grande, o comunque non avesse un elmo, oppure che non fosse dotato di scudo. Infatti è impensabile pensare che Golia non avesse un qualche tipo di elmo, magari non enorme, e che non avesse uno scudo. È possibile che il duello di Davide e Golia si sia protratto per un po' di minuti, con lanci ripetuti di sassi come proiettili che hanno gradualmente ferito Golia ai ginocchi, alle mani, rendendolo un bersaglio fisso ed impaurito, contro cui la sua enorme spada e lancia non servivano a niente, perché magari il bambino era a distanza di 200 metri o 150 metri, correva continuamente e chiaramente non era possibile per Golia, diciamo, colpire o attaccare il bambino.
piccolo Davide avrebbe potuto appunto correre intorno a distanze di un 100-150 metri, risultando letale ma vicino per la sua fionda. Andrebbe quindi avrebbe ridotto il suo nemico da un bersaglio mobile a diciamo un bersaglio fisso, e avrebbe quindi molto più facile da colpire, continuando a bersagliarlo di sassate proiettili, quindi colpendolo in tutte le zone scoperte dallo scudo, soprattutto continuando a ricolpire le gambe. Avrebbe indotto un grande dolore, lasciando quindi che poi prima o poi Golia, stremato dal dolore diciamo di trovarci le gambe spezzate, avrebbe lasciato probabilmente per qualche attimo o la spada oppure lo scudo, in modo da diciamo curarsi o fasciarsi o cercare diciamo di toccarsi il o di ripararsi o di medicarsi temporaneamente i gravi danni subiti praticamente ai ginocchi, ai piedi e anche eventualmente alla mano diciamo non coperta dallo scudo. In questo modo quindi, abbandonando temporaneamente diciamo lo scudo oppure la spada, o comunque per nell'attimo in cui fosse diciamo stato pesantemente colpito e bersagliato alle gambe, ai gomiti diciamo e ai ginocchi, avrebbe esposto qui finito per esporre diciamo la testa, dando l'opportunità a Davide di lanciare il colpo mortale che avrebbe appunto annichilito Golia con un colpo diretto e potente alla fronte o comunque alla testa. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.